Con un gol per tempo il Manfrini a calcio 1932 batte il Borgorosso Molfetta Football Club. Un Manfrini meno brillante rispetto alle altre partite, ma che comunque ha portato a casa tre punti importanti, che comunque gli consentono di continuare a tenere testa alle altre avversarie, quali lo United Sly e il Canosa, con 9 punti anche loro come il Manfredonia. Ma veniamo alla cronaca. Il Manfredonia parte subito bene al primo minuto con Stoppiello, tira alto sulla traversa. Al settimo minuto, errore della difesa ospite, Recchia mette al centro una palla ma nessuno interviene per ribadire a rete. Al 19° si vede la squadra ospite, il Borgorosso va in avanti, calcio di punizione, palla per Paparella che di testa mette alto. Al 22° il Manfredonia si ripropone in area avversaria con un bel tiro di Recchia e il portiere ospite respinge. 25° minuto, errore difensivo del Borgorosso, palla per l'Annunziata che tira da fuori area ma al suo tiro si oppone il portiere ospite Castagno con una splendida parata. 36° è il momento del vantaggio bianco-celeste con un tiro da fuori area di Stoppiello che sorprende il portiere ospite. Quarantatreesimo minuto, Borgorosso Molfetta pericoloso in area bianco-celeste, batti e ribatti in aria, poi Paparella riceve palla, tira di poco alto sulla traversa difesa da Pipoli. Ad inizio ripresa è ancora il Manfredonia a tenere il gioco. All'ottavo è lo stesso Manfredonia che sbaglia un gol fatto con il suo giocatore migliore, cioè il capitan Trotta, che ad un passo dalla porta ospite non riesce a depositare la palla in rete. 12° minuto, primo minuto della gara e sementino del Manfredonia per fallo su Paparella. 14° palo del Borgorosso su punizione, D'Ambrosio scavalca la barriera e la palla si stampa sul palo alla destra di Pipoli. 24° minuto, fallo subito da Trotta al limite dell'area ospite, sulla palla la voragine, il suo tiro impegna seriamente Castagno che devia la palla in angolo. 42° ancora il Borgorosso in avanti vicino al pareggio, azione dalla destra di Cubas che si libera del suo marcatore, mette la palla al centro per Campanile che fa partire un tiro ed impegna seriamente Pipoli. 46° della ripresa è il momento del raddoppio del Manfredonia, Trotta palla a piede per 30 metri, entra in aria e fa partire un tiro che si va ad insaccare sotto la traversa del portiere del Borgorosso Molfetta. Manfredonia 2, Molfetta 0. Neanche il tempo di riprendere il gioco perché l'arbitro, il signor Francesco Paolo La Luce di Barletta, decreta la fine della gara. Ora in classifica Manfredonia Calcio 1932, United Sly e Canosa sono in testa con 9 punti e domenica prossima il Manfredonia Calcio farà visita al Foggia Incedit.